Salve amici del canale, benvenuti in questo nuovo video. Ho notato che gli inchiostri sono quelli che mi stanno dando più diciamo, successo a livello di video che sto pubblicando. Vedo che c'è un maggiore interesse, evidentemente proprio perché spaziare tra un inchiostro e un altro rende le persone diciamo, più capaci di poter provare sulle proprie penne personali delle nuove emozioni, delle nuove esperienze, quindi anche il fatto di cambiare il colore in base all'umore della giornata oppure in base alla penna che si possiede, la scorrevolezza e quant'altro. E molti di voi, infatti, noto uno spiccato interesse sugli inchiostri. A tal proposito, dico che un negoziante di penne, che poi è un grande amico mio, che purtroppo non posso fare il nome nel video perché non mi piace sponsorizzare un negoziante e ovviamente escludere gli altri, perché diciamo che in Italia tutti i negozianti di penne sono tutti onesti, ho avuto a che fare con quasi tutti, quasi, però vi dico che sono tutti molto onesti e quindi mi piace comunque far sponsor più che altro alla tipologia del prodotto che io utilizzo. Lui mi ha regalato comunque, visto che sono un suo cliente affezionato, delle boccettine d'inchiostro, che ha visto il mio canale e mi ha detto: "Guarda, anche io ho un canale, però mi fa piacere che mi sponsorizzi alcuni prodotti che magari, avvicinando ovviamente la clientela a questo mondo particolare", e quindi mi ha regalato alcuni inchiostri. Questo è uno che però diciamo ho acquistato, gli altri che mi sono stati donati poi ve li farò vedere in altri video e ancora li devo provare. Allora, innanzitutto, come avete ben visto, Aurora è un inchiostro che preserva, diciamo, con la confezione. Questo inchiostro è preservato dalla confezione da questa, diciamo, questo cappuccio di plastica, diciamo, questo tappo che serve per allontanare l'aria, ovviamente, all'interno della boccetta, e quindi preserva l'inchiostro molto bene. Questo è un blue black. Come vedete dall'immagine, è un colore tendenzialmente più al nero che al blu. Vi dico che l'ho provato già su una penna in un video, ho già dato un accenno di questo inchiostro, però voglio farvi vedere effettivamente quanto sia bello questo colore. È un colore veramente molto ben fatto. Allora, colore blu barra black si chiama. Mi ha detto che è uno dei nuovi dell'Aurora. Io effettivamente non sono un esperto di, diciamo, inchiostri Aurora, ce n'ho molti e sinceramente li preferisco perché sono veramente capaci di adattarsi quasi a tutte le penne, anzi io personalmente, per quelle che posseggo, a tutte le penne posso dire. Vedete, è un colore che diciamo è proprio, vabbè, qua ho forzato un po' troppo il pennino, sto cercando di forzare la cosa proprio per farvi vedere il colore. Ovviamente più faccio così, più ci rendiamo conto che ci stiamo avvicinando all'originalità di quello che sto presentando. Allora, innanzitutto vi faccio vedere le immagini più da vicino, e come potete ben vedere è un colore che si avvicina molto alla notte. Sembra, sapete, la notte fonda quando cala ovviamente il sole e poi cominciano, diciamo, a vedersi le stelle. Dopodiché, quindi a notte fonda, il cielo con qualche nuvola, diciamo, che si può vedere, intravedere. E sembra veramente proprio il colore dell'horror, cioè quando voi immaginate quelle foreste scure, insomma, che guardate in cielo riflettere il colore della luna, è proprio quello. Cioè, veramente guardate quanto è bello, è molto bello. L'ho provato su di una penna che è la Monte Grappa, e devo dire la verità, gli Aurora scrivono bene su tutte le mie penne. Poi io non so, non è che posseggo tutti i marchi del mondo.
Ad esempio, io nella mia collezione, diciamo, ho provato questo inchiostro, su quattro modelli diversi e devo dire che effettivamente è, diciamo, eccezionale. Non facciamo caso perché alla penna come scrive, perché l'ho solo bagnata, non l'ho caricata. Questa, se la carico, è una manna dal cielo. Ho avuto anche una proposta di acquisto, cioè qualcuno se la vuole comprare questa penna, ma io purtroppo attualmente non sono in condizione di venderla perché ci sono molto affezionato. Quando sarà, insomma, cioè mi è stata chiesta veramente tramite il negoziante di un privato che ha cercato questo modello e lui, non avendolo più a disposizione, come dicevo, anche usata, è disposto ad acquistarla. Allora, ragazzi, il colore, come potete vedere, inizialmente è più scuro, però è molto fedele anche all'asciugatura. Cosa voglio dire? Molto spesso gli inchiostri hanno la caratteristica peculiare di asciugare e cambiare la tonalità, diciamo, il colore che voi osservate. Invece questo, vedete, ora è fresco. Vi farò vedere fra qualche minuto. Come potete vedere, nonostante si asciughi, cambia veramente di poco il contrasto che c'è tra la carta e l'inchiostro stesso. Cosa voglio dire? Voglio dire che Aurora rispecchia effettivamente l'immagine di ciò che promette, e dalla carta che voi avete, diciamo, nella parte esterna dell'inchiostro, quindi quando lo acquistate, notate i colori mischiati ed effettivamente sono quelli. Ragazzi, è molto fedele, come detto già in un altro video, in un altro inchiostro presentato l'Aurora Marrone, che Aurora è molto fedele a ciò che dice. Con questo non voglio dire che le altre case siano disoneste, però vi dico che questo in particolare, come casa, c'è cioè l'Aurora, è proprio fedele al 100%, cioè non ci sono, diciamo, dei colori che vanno più nel chiaro, nello scuro. No, è quello. Voi vedete l'immagine esterna, è quello che vi promette, quello avrete nella vostra penna. Proviamo allora questo inchiostro. Allora, ovviamente, tutto quello che vi ho detto finora è, diciamo, il consiglio principale di acquistare penne che abbiano gradazioni di pennini extra fini e fini. Però, se dobbiamo provare gli inchiostri, andate sui medi. Se le utilizzate solo per provare gli inchiostri, usate pennini medi come questo. Ecco, come potete vedere, ho fatto asciugare l'inchiostro come vi avevo detto prima. Ecco, ora è completamente asciutto. Questo cosa voglio dire? Avete visto una differenza tra il prima e il dopo di quando si è asciugato? Io personalmente l'ho notata, ma veramente, se da 0 a 100 devo darvi un giudizio, è cambiato dello 0,5, non di più, ma veramente poco. Cioè, nel senso, quando si asciuga l'inchiostro, molte volte, come dicevo, gli inchiostri tendono a scolorirsi e cercare di diventare più chiari possibili. Invece questo, come lo buttate giù sulla carta, così si asciuga più o meno con quelle caratteristiche, quindi sembra come se sempre fosse fresco l'inchiostro, però andate a toccarlo, in realtà è secco, come potete ben vedere. Io vi dico la verità, la tonalità è bellissima. Più utilizzate ovviamente pennini grandi e più avete l'occasione di ammirare questa bellezza. È veramente un blu che potete utilizzare su qualsiasi cosa, cioè questo colore è perfetto per mettere firme importanti, per poterlo utilizzare in contratti di lavoro, perché questo è un colore che è elegante, sicuro e non vi dà problemi alla penna, per quello che mi riguarda. Poi, se ci sono dei modelli di penne che io non posseggo, perché ovviamente non posso possedere tutte le penne del mondo e magari dà problemi, questo non lo so, ma per quelle che io ho, tipo Montblanc, Visconti, Montegrappa, Pelican, tutte quelle che io possiedo, ce n'ho altre, Montegrappa, vabbè, Stipula, ce n'ho tantissime, Leonardo, non mi ha dato problemi l'Aurora, quindi vi dico che è un colore che secondo me rientra tra quelli migliori in produzione, come anche Montegrappa, anche altri colori che vi farò vedere. Però, diciamo, proprio questo in particolare e quelli fatti dall'Aurora sono veramente molto validi, molto molto validi. Ripeto, il fatto che loro mettano, ecco, già ho dimenticato diciamo, la protezione, come dicevo, questa qua di plastica, e vuol dire che loro ci tengono al cliente. È una cosa che non tutti i marchi, ho notato, fanno, perché mettere questa protezione sembra
sembra banale, ma in realtà, come vedete, tira fuori l'aria quando voi l'andate a mettere all'interno. Questo significa che vi preserverà di più la durata del vostro inchiostro e ovviamente eviterà di farvi puzzare di muffa e di formaggio, perché quello è l'odore che emanano gli inchiostri malandati, la vostra penna e il vostro inchiostro. Questo significa che è veramente importante. Poi mettete ovviamente il tappo e state a posto. Come potete vedere, Aurora ci tiene al cliente. Questi non sono inchiostri che costano poco, voglio dire. Comunque, la media si aggira sempre intorno ai 15-25 euro, in media 20 euro, però dipende dalla tipologia. Questo è veramente un colore da provare, da avere, perché non è quel blu chiaro, non è quel blu, come devo dire, scuro, è proprio quel blu nero, ecco, quindi una via di mezzo fra l'eleganza e il lusso e la portabilità di ogni tipo di situazione che volete utilizzare la vostra penna. Quindi io ve lo consiglio, è molto bello. Vi ripeto, io ho un altro inchiostro che dice di essere blue black. Non voglio criticare il marchio di quell'altro inchiostro, ma alla fine, fra i due, fra questo e quell'altro, quello là, io sinceramente un giorno lo butterò perché non mi piace affatto. È tutt'altro che un inchiostro. È un inchiostro, quello là, che io ho di un altro marchio e non questo, ripeto, perché sono rimasto molto deluso dalla sua consistenza, dal fatto che sia troppo acquoso, non asciuga presto. Invece questo asciuga abbastanza in fretta rispetto ad altri e veramente sono soddisfatto di questa Aurora. Complimenti ad Aurora, veramente complimenti per questi inchiostri che fate, perché è vero che hanno comunque un costo giustamente giustificato dal nostro paese, che comunque giustamente è un paese come tutti tassato. Però vi dico che è ovviamente un inchiostro che ne vale la pena avere almeno uno in collezione. È veramente bello. Guardate com'è bello anche quando si è scurito questa parte scura. Vi faccio vedere. È veramente bello, bello, bello. Considerate, questo è un Bennino M, quindi il feedback non potrebbe essere sempre fedele. Poi la penna non è stata caricata, quindi vuol dire che non è il massimo che ho potuto, diciamo, farvi vedere, perché però vi garantisco che è veramente un ottimo inchiostro, molto valido. Io consiglio di provare almeno questi Aurora, perché sono veramente ben fatti. E se non sforzate tanto la penna, non è che dall'altra parte della pagina, come potete vedere, esce, diciamo, un segno evidente. Quindi veramente ottimo inchiostro, provatelo. Poi ovviamente ognuno ha i suoi gusti, c'è chi preferisce ovviamente inchiostri come l'Edelstein della Pelican, che sono più liquidi, oppure c'è chi preferisce inchiostri più severi, più duri, quindi diciamo aggressivi, anche i ferrogallici, che invece tendono a solidificare in un'altra maniera e sono più aggrappati alla carta. E ragazzi, ognuno ha i suoi gusti, le sue tendenze, ovviamente, sia per i colori che per le qualità. Per me questo è un'eccellenza, uno di quelli che rientrano nei miei preferiti, non per colore ma proprio come qualità, ecco, diciamo così. A me preferisco più i blu chiari, però questo è veramente un ottimo colore comunque. Quindi ragazzi, per coloro che non si sono iscritti, potete farlo molto semplicemente mettendo su iscriviti. Mi fa molto piacere se anche mi fate commenti. Io do sempre dei consigli per quello che riguarda la mia esperienza, ovviamente. Non guardo guardando i video degli altri, vi dico la verità, perché non, ognuno dice una cosa diversa. Io, per quello che vedo, quello che provo, vi posso dire che effettivamente queste sono le condizioni che mi garantiscono una sicurezza che quando mi porto in giro una penna posso veramente scrivere. E vi dico che questo è uno di quegli inchiostri che non credo che vi deluderà. Quindi posterò altri video, magari degli inchiostri che mi sono stati donati, e vi farò vedere poi qual è il migliore secondo me e il mio punto di vista. Grazie, ai prossimi video.